Ciao a tutti e benvenuti, puntata dedicata al mondo dell'ufologia, della ricerca appunto di civiltà extraterrestri. Siamo qui come ogni anno a Firenze al convegno annuale organizzato dal GAUS, cioè dal gruppo ufologico di Scandicci, che ogni anno organizza appunto qui a Firenze un convegno internazionale sull'argomento, quest'anno dal titolo Tra sacro e profano. Un convegno molto interessante perché appunto ci sarà un dibattito con i maggiori esperti del fenomeno UFO, ma soprattutto con rappresentanti di varie chiese, chiesa cattolica, l'ebraismo, chiesa ortodossa, fra cui avremo anche un grandissimo teologo, cioè il dottor Kreiner, perché appunto il tema sarà basato soprattutto tra il rapporto tra il fenomeno ufologico e quindi la possibile esistenza di civiltà extraterrestri con appunto la teologia, la religione, le sacre scritture. Quindi sarà veramente un convegno molto interessante, cercheremo di parlare con alcuni di questi ospiti e quindi andiamo a sentire appunto il tema di questo convegno. Ciao amici, parliamo di UFO e di ufologia e siamo qui a Firenze al 17° convegno organizzato dal gruppo GAUS Studio di Scandicci. Siamo con il presidente. Che cosa c'è quest'anno di bello e di nuovo in questo convegno? Pietro Marchetti. Grazie a tutti voi. Allora, quest'anno sarà un importantissimo evento, unico in Italia, perché per la prima volta verranno mostrate alcune analisi scientifiche fatte su alcune fotografie molto interessanti della fenomenologia della Valmalenco. Si parla di analisi scientifiche delle immagini e non di analisi fatte da grafici pubblicitari o da fotografi. Inoltre si parlerà per la prima volta sempre in Italia, ci sarà una tavola rotonda con esponenti, imminenti esponenti delle principali fedi monoteistiche italiane sulle ricadute, le ripercussioni e diciamo così anche le possibili sviluppi di un contatto alieno all'interno delle religioni. Infatti quando si parla di UFO, civiltà, non terrestri, inevitabilmente si entra nel mondo della religione, della teologia, quindi avremo ospiti veramente importanti. Sì, avremo per la prima volta in Italia il noto teologo tedesco dottor Armin Kreiner. Avremo da un noto, a uno dei principali, dei 36 esperti mondiali di Kabbalah ebraica, il professor Ari Ben Nun. Avremo l'arcivescovo padre Avon Dios della comunità ortodossa di Milano. Avremo padre Don Carlo Giustozzi per la comunità cattolica. E si confronteranno in una tavola rotonda sulla tematica ufologica all'interno della religione. Quindi sarà veramente interessante. Gli studi del Gauss sono veramente professionali e molto profondi. Le foto che avete fatto vedere sono veramente straordinarie. Ne vogliamo fare un accenno di quel fenomeno che sta avvenendo in provincia di Sondrio, in Italia? Sì, volentieri. Da circa un decennio in una particolare zona d'Italia, Valmalenco, in provincia di Sondrio, avvengono tutta una serie di fenomenologie a carattere strettamente ufologico. Nel corso degli anni abbiamo recuperato immagini, fotografie e abbiamo deciso di farle analizzare in un modo nuovo, in un modo corretto più che nuovo. Ci siamo rivolti agli esperti del settore, ci siamo rivolti a eminenti e importanti centri di ricerca, a scienziati che hanno analizzato queste immagini digitali. Quello che è risultato è molto interessante perché non si parla più di un'analisi fatta così da un fotografo o da un appassionato di grafica, ma si parla di fisici, di ingegneri elettronici, di matematici che sono andati a analizzare l'immagine a livello di pixel e di dati all'interno di questa immagine. E quello che hanno trovato, è molto interessante. Interessante, straordinario, sono immagini veramente che fanno anche pensare. Allora, invitiamo i nostri amici a guardare e a visionare il vostro sito che è veramente bello e molto interessante. Possiamo dare qualche indicazione? Sì, allora potete venire tranquillamente a controllare il nostro profilo Facebook che è costantemente aggiornato o il nostro sito blog gauss.it. E tutti gli anni, vi ricordo, il gruppo Gauss organizza questo convegno veramente straordinario a Firenze. Sì, oramai questo è il 17° anno, la 17ª edizione, è il convegno ufologico più longevo in Italia come anni consecutivi e insomma è un po' un piacere farlo, sinceramente. Ci credo, bravi e complimenti. Grazie.
Qui al convegno del Gauss a Firenze, in questa 17ª edizione, abbiamo anche come ospiti e relatori un grande studioso di ufologia, rappresentante del gruppo Shadow di Lucca e del Centro Ufologico Nazionale, Moreno Tambellini. Che cosa ha presentato e cosa presenterà in questo convegno? Innanzitutto troppo buono per la presentazione, non merito tanto, comunque grazie e all'amico Brunetti, insomma non si poteva, ci siamo. Allora, hai ragione, invece te lo meriti perché è uno studioso, possiamo dire un po' datato senza dire perché. Il capello bianco testimonia che la datazione c'è tutta. Quindi con grande esperienza e ricordo agli voi amici che ha partecipato anche al convegno che abbiamo organizzato a Subbiano nel 2011. Allora, novità hai portato? Noi siamo qua perché? Perché abbiamo chiuso il nostro annuale convegno a Lucca, dopo 16 edizioni abbiamo detto basta, non ce la facciamo più, anche perché le condizioni economiche sono cambiate notevolmente. Fatto sta che l'amico Pietro Marchetti ha detto ma perché non venite con noi un attimo e illustrate, sapeva che avevamo avviato un progetto particolare di ricerca sulle Alpi Apuane, e quindi ci ha chiesto se potevamo magari venire qua con loro a presentare il tutto. E io ho detto ben volentieri, magari è un'occasione per far conoscere agli appassionati come si opera in ufologia al di là della mera ricerca da tavolino. Ecco, c'è una ricerca che va oltre il tavolino, che va anche sul campo, e quindi ho detto perché no, perché non presentarla. È un progetto che si occupa delle Alpi Apuane, una zona che da millenni presenta fenomeni diciamo aerei e non aerei insoliti, e noi abbiamo pensato che un monitoraggio diciamo più specifico sarebbe stato costruttivo e poteva anche dare delle condizioni di diciamo così di rilievo di ricerca, quindi abbiamo detto perché no. Cioè, che cosa fate voi? Spieghiamo ai nostri amici che cosa state facendo sulle Alpi Apuane. Allora, il progetto si è concluso col mese di ottobre, è iniziato a giugno, abbiamo preso in esame questo lasso di tempo, giugno-ottobre come periodo temporale di riferimento, e abbiamo allestito in collaborazione con altri ricercatori tipo l'ANSU di Forte dei Marmi o l'UAP dell'Appennino Tosco-Emiliano e altri ricercatori, una serie di postazioni di osservazione della zona. In poche parole abbiamo circondato l'area delle Alpi Apuane e a turno, ripetutamente, abbiamo fatto delle nottate o giornate di osservazione per cercare di carpire magari fenomeni particolari che in alcuni casi ci sono anche stati, sinceramente. Quindi andate lì sul campo con strumenti naturalmente professionali e avete veramente osservato qualcosa di anomalo? Sì. Che cosa? Non si è verificato ovviamente con una frequenza come magari avremmo voluto, perché questi fenomeni ovviamente non è che si manifestano a comando, ma quando e come preferiscono. Esatto, in alcuni casi abbiamo avuto delle riprese video e fotografiche di oggetti non identificati in transito nell'area appunto delle Alpi Apuane. Abbiamo avuto anche l'opportunità, questo è interessante, di identificare un UFO, finto UFO, perché si trattava di un pallone sonda, ha fatto gridare all'UFO a tutta la provincia di Lucca. E poi finalmente siamo riusciti a identificarlo come un pallone lanciato da Berna il giorno precedente. Quindi queste giornate servono non solo a cercare di capire il mistero, ma anche a volte anche a cercare di svelarlo. Di svelarlo, perché spesso dobbiamo dirlo, gli avvistamenti in realtà si possono ricondurre a qualcosa di conosciuto, giusto? Certo. Senti, qual è l'avvistamento più importante registrato nella vostra zona? Quello storico, anche più recente, però veramente di peso. Allora, lo storico sicuramente non lo batte nessuno e rimane il caso Rossi del 1952, un classicone dell'incontro ravvicinato di terzo tipo, dove praticamente un pescatore intento appunto alla pesca sulle rive del fiume Serchio si imbatte in questo enorme disco volante, un umanoide lo indica all'interno del velivolo, parte un raggio verde che lo paralizza, cioè fa parte proprio veramente dell'iconografia e della storia dell'ufologia italiana. Recentemente c'è stato questo caso eclatante sulle Alpi Apuane, appunto, è uno dei tanti casi che ha contribuito a stimolarci per avviare questo progetto, dove una famiglia, un'intera famiglia è stata, diciamo così, spaventata da un oggetto volante enorme che gli ha scagliato contro delle luci blu
e che ha praticamente contribuito alla fuga di questa famiglia, proprio precipitosa a bordo della propria auto, inseguita da questo oggetto. Questo caso è avvenuto nel 2014, ha avuto una vasta eco nazionale, l'ho indagato personalmente e credetemi è un caso attendibile al 100%, non si può mai dire, ma sicuramente al 99%. Anche perché una cosa importante, io credo, al di là che ci siano o no altri testimoni, no, nel momento dell'avvistamento, è che comunque chi dice di aver avuto queste esperienze si espone un po' personalmente, cioè non ne ha dei vantaggi, è importante questo. Eh sì, indubbiamente chi ha questo tipo di esperienze rischia di perdere la propria credibilità in ambito lavorativo, in ambito familiare, con gli amici, con i paesani, eccetera. Figuriamoci poi chi abita in un piccolo paese o cose del genere. Quindi chi in questo caso, ad esempio, è stata fatta una denuncia ai carabinieri, proprio perché i testimoni erano talmente convinti e certi della loro esperienza che era inevitabile che non facessero una cosa del genere. Quindi hanno messo la loro faccia sulla documentazione ufficiale, proprio per testimoniare al massimo quello che gli era accaduto. Quindi voglio ricordare che comunque sia il gruppo Shadow che il Centro Ufologico Nazionale che il gruppo Gauss sono gruppi formati da persone professionali, serie, che prendono seriamente e studiano seriamente il fenomeno, analizzando in modo professionale, cercando di arrivare, non dico una conclusione, però di capire se si tratta di un falso oppure di cose inventate oppure di cose veramente vere. Indubbiamente c'è da parte nostra tutto il massimo impegno per cercare di arrivare, appunto, come dicevi giustamente, non a una conclusione, questo è impossibile, diciamo, no? Cioè, almeno per i nostri mezzi, diciamo, di civili è impossibile. Sicuramente a livello governativo, a livello militare avranno altre opportunità e possibilità, però per noi è già importante cercare di dare delle risposte laddove è possibile e comunque cercare di confermare che il fenomeno, come dice il nostro amico comune Roberto Pinotti, esiste, resiste e persiste da anni. Quindi in questo siamo sicuramente sulla stessa linea. Per concludere, Moreno ha scritto anche dei libri veramente interessanti, secondo me tra i più originali che sono stati scritti, devo dire. Perché ha analizzato i particolari di ogni avvistamento, non i particolari classici, ma proprio cose che viste, non so, all'interno di questi oggetti. Qual è, ecco, fra tutte queste... Sai perché li ho scritti? Li ho scritti perché sono andato in libreria a cercare qualcosa del genere e non c'era. Quindi ho detto, è stato originale. E quindi ho detto, ma perché non scriverne uno o magari due? E quindi ho avuto questa opportunità, ho trovato un editore disponibile appunto alla pubblicazione, non è cosa da poco di questi tempi. E quindi mi sono messo, come si dice, di buzzo buono e ho cercato di buttare giù qualcosa che fosse o risultasse, ma non dico neanche interessante, quantomeno utile anche ai futuri ricercatori, no? Perché avere comunque anche un archivio visivo di questi incontri può essere sicuramente anche in futuro, anche se al momento attuale la situazione ufologica sembra ristagnare un po'. Ma noi speriamo sempre che ci sia una ripresa, no? Che ci sia un momento in cui una nuova ondata arriverà a rinvigorire il nostro... Sempre stati dei periodi, no? Un po' più bui, esatto, rispetto a altri. Poi oggi purtroppo la tecnologia da una parte ci aiuta, però dall'altra fa dei danni mostruosi. E su questo punto ti posso anticipare, sto portando avanti uno studio che cerca di capire il perché di queste ondate e come, magari, e dove sarà la prossima. Può essere una scommessa, vediamo se... Vediamo se ci riusciremo. Benissimo. Allora seguiamo Moreno Tambellini anche su internet, nel gruppo Shadow avete un sito. Sì. Ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie a te per l'interesse che mostri sempre nei nostri confronti. Grazie. E siamo in compagnia del coordinatore del Centro Ufologico Nazionale per quanto riguarda la Toscana, il signor Marcucci. Franco Marcucci è qui al convegno del Gauss. Allora, un convegno sempre importante qui a Firenze. Quest'anno un argomento veramente particolare, profondo, etico, perché si fa una correlazione fra religione e civiltà extraterrestre. Che cosa ne pensi? Ma penso che appunto in questi ultimi anni, diciamo anni fa, non se ne parlava e l'argomento era molto, anche se forse se ne è parlato molti anni fa, ma l'argomento era particolare, un po' sconosciuto.
Ecco, ora studiando l'ufologia un po' è entrata, poi si è diffusa, insomma i concetti si sono più diffusi e si comincia a intravedere queste che diciamo tutto il fenomeno ufologico si perde negli anni, si perde addirittura nei millenni e quindi c'è questo si cerca di capire cosa possa essere successo nella nostra storia e diciamo che ha influenzato proprio la vita stessa dell'uomo, l'uomo insomma il concetto di come si sia evoluto sulla Terra. Quindi ecco, si comincia a intravedere questo abbinamento fra l'ufologia e l'ufologia nel senso che ancora questi esseri sembra ci stiano osservando e ormai diciamo controllando da anni, però la cosa probabilmente si perde nei millenni fa. Quindi l'ufologia non è proprio così moderna, diciamo. L'ufologia non è proprio così moderna come si pensa, anche se diciamo ufficialmente è nata negli anni 40, così, ma insomma già ai primi del Novecento se ne parlava molto poco, ma qualcosina. Ma probabilmente sia già vedendo dai vecchi quadri in cui ci sono particolari raffigurazioni che non ci dovrebbero essere, insomma siamo arrivati pian pianino, questo problema qui è andato sempre più indietro nel tempo fino a arrivare un po' alle teorie moderne in cui praticamente sembra che questi esseri non ci hanno visitato solo recentemente, ma ci hanno visitato nei tempi antichissimi e probabilmente hanno forse interferito con la nostra civiltà addirittura pesantemente sulla nostra storia. Diciamo. C'è anche un dibattito che naturalmente va a cadere anche sulle sacre scritture, cioè sulla Bibbia, sul Vecchio Testamento, dove sembra ci siano veramente degli episodi ufologici, no? Tra virgolette. Episodi ufologici, ma sembra almeno dagli studi ultimi, diciamo, è stato uscito già diversi libri in proposito, sembra che appunto la nostra storia si perda dai 2, 3, 400 mila anni fa, ci sia stata un'interazione fra esseri provenienti, sembra non di questa terra, che hanno interferito e hanno probabilmente hanno fatto qualche manipolazione, diciamo sempre incondizionale probabilmente, sugli ominidi del tempo e che poi hanno influenzato tutta l'umanità. Insomma, ecco, le teorie attuali sono queste, logicamente sarà molto difficile provarle, però ecco, nella Bibbia si ritrova tutta una, ossia che poi la Bibbia non è un libro unico, ma sono tantissimi scritti in cui non si sa chi l'ha scritti, non si sa come leggerli, insomma sono cose piuttosto complesse, però analizzandola in dettaglio senza interpretarla, ma leggerla nella sua realtà, sembra porti proprio a queste scoperte qui. Benissimo, la ringrazio di questo intervento. Grazie a voi, salve. Profano, c'è stato un intervento veramente molto interessante della dottoressa Silvia Tonizzo. Un intervento che è basato su una tesi che lei ha preparato anni fa su un tema molto importante legato al nostro inconscio, forse, o a quello che poi è legato anche al mondo, ai racconti dell'ufologia, dei rapimenti, eccetera, eccetera, giusto? Sì, io ho presentato la mia tesi di laurea che ho discusso ormai 10 anni fa in realtà, quindi quando mi hanno chiesto di presentarla in realtà ho dovuto ristudiarla anch'io, all'interno della quale ho analizzato a livello sociologico quella che è diciamo l'universo di significati e quindi il mondo delle interferenze aliene e delle persone che affermano di essere state rapite dagli alieni. Nello specifico ho analizzato il contesto che è attorno alle ricerche di un ricercatore italiano che si chiama Corrado Malanga, che ha per molti anni, ormai credo quasi 30, ha studiato questa fenomenologia e ha cercato di andare a capire quali siano gli scopi di questi alieni, perché vengano in contatto con gli esseri umani, cosa vogliano fare, eccetera, eccetera. Quindi io sono andata sostanzialmente a conoscere, a incontrare queste persone, ad intervistarle, a parlare con loro per capire un po' qual è il mondo in cui loro vivono e quindi i significati e i concetti che loro danno per scontati, che sono molto diversi da quelli chiaramente che noi solitamente di cui facciamo esperienza nella vita quotidiana.
Quindi che, dopo tutti i tuoi studi, che tipo di idea ti sei fatto sul fenomeno, sui racconti delle persone che dicono di essere state rapite o di aver avuto comunque un'esperienza anomala? Allora, l'idea che mi sono fatta io è che questi fenomeni sono reali, nel senso che per le persone che ne fanno esperienza sono totalmente reali, vengono percepiti come reali, sono reali nelle loro conseguenze e in come appunto le persone li vivano. Cosa succede esattamente? Chiaramente io non so dirlo perché sono estranea al fenomeno. E perché anche non c'è modo, questa è la conclusione della mia tesi, sostanzialmente le cose che loro dicono di vivere accadono in un luogo che è per noi irraggiungibile, quindi non c'è veramente modo di studiarle da un punto di vista empirico, ma da un punto di vista sociologico, e quindi rispetto all'esperienza che le persone ne fanno e a come questo cambia la loro percezione del mondo e la loro identità, questo fenomeno è assolutamente reale, come qualsiasi altra esperienza della vita per loro. Quindi è un fenomeno reale, ma rimane a livello materiale oppure avviene, secondo te, in un mondo che noi ancora non conosciamo e che non possiamo misurare? Allora, su questo ci sono varie ipotesi e in realtà il confine è molto labile, nel senso che questi fenomeni avvengano sul piano materiale fisico della realtà tangibile oppure che avvengano su piani dimensionali diversi è un argomento in fase di discussione che nessuno arriva veramente, secondo me, al fulcro della questione. C'è da dire che alcuni di questi rapiti presentano delle prove materiali a sostegno di quello che loro raccontano, quindi portano anche delle prove come appunto degli impianti che loro hanno in diverse parti del corpo, oppure tutti quelli con cui ho parlato io, ad esempio, hanno delle cicatrici in alcuni punti del corpo specifici e sono uguali in tutti i punti del corpo in tutte le persone con cui ho parlato, e già questo a me ha fatto molto pensare, cioè che qualcosa di reale gli accada. Quindi c'è un fenomeno reale che però è sconosciuto. Sì. Secondo me sì, che poi ci siano altri piani di appunto altre dimensioni in ballo e altri esseri dimensionali, questo non lo escludo, però la mia impressione personale è stata questa, è stata, insomma, sostanzialmente io ho escluso che si trattasse di persone malate di menti o con qualche diciamo voglia di apparire, mitomania eccetera, anzi lo escludo totalmente perché loro sono addirittura sono molto preoccupate di mantenere l'anonimato. Un po' delicate, e comunque ricordo, amici, che qui stiamo parlando di uno studio scientifico, non è uno studio fatto così in casa, perché è una dottoressa e quindi con una mentalità empirica sta studiando questo fenomeno. Ti ringrazio di essere stata con noi. Grazie mille e buon lavoro per il futuro. Grazie, ciao a tutti. Qui al convegno del Gauss a Firenze, dal titolo appunto Sacro e Profano, abbiamo un rappresentante importante della Chiesa Ortodossa, in modo particolare di San Nicola in Milano, Monsignor Avonios. Allora, un argomento veramente importante, anche stuzzicante e molto delicato. È molto delicato perché l'uomo dall'inizio della creazione, diciamo dal momento in cui ha visto la luce su questo pianeta, si è sempre posto il problema scrutando i cieli da dove viene, e dunque la necessità dell'uomo è sempre quella di poter scoprire ciò che è al di là di quello che noi possiamo vedere, e dunque noi come cristiani ci mettiamo sempre la domanda, è una domanda che ovviamente sommettono non soltanto i cristiani ma quasi tutti gli uomini della terra, ma anche non cristiani: se nell'universo, o al di là di quello che noi vediamo e siamo riusciti a vedere, esiste altre forme di vita. Ovviamente una domanda e una sfida, perché di certo nessuno può avere la precisione matematica, o anche non abbiamo mai avuto un'esperienza diretta come oggi, che noi siamo esseri umani, che ci vediamo, interagiamo direttamente con qualcosa che è al di là dell'universo. Però, ripeto, mettere i paletti alla potenza di Dio
e mettere dei paletti, nel modo di dire che non esiste niente al di fuori della Terra, e questo minimalizza molto il nostro credo in un Dio onnipotente che ha creato i cieli e la Terra. Quindi diciamo rispetto a secoli fa o nel passato c'è un po' un'apertura mentale anche nella Chiesa ortodossa in questo caso sull'argomento, diciamo, oppure no? Diciamo che per momento questo problema, diciamo questa ricerca della vita al di là della Terra rimane e rimanerà un tabù per probabilmente un periodo abbastanza lungo, perché la Chiesa va molto cauta, ma va molto cauta anche nelle cose terrestre, no? Sulle cose mondane, anche su tante altre interrogazioni che l'uomo soprattutto si mette sulla Terra. Dunque la Chiesa non è che non si mette le domande o respinge dal principio una possibilità. Esiste soprattutto in questo periodo della tecnologia, del modernismo, dell'avanzamento tecnologico molto molto accelerato, esiste ovviamente anche delle risposte, delle domande che ci mettiamo anche noi, e dunque siamo un passo più avanti dal periodo medioevale quando il sole si nascondeva dietro la luna, dietro le nuvole, scusate, era un effetto che Dio voleva maledire il popolo, così. E vediamo, infatti qualche giorno fa fu anche una battuta, no? In la Radio Maria, riguardante che i terremoti sono il castigo di Dio. Ecco, dobbiamo stare molto attenti, perché Dio, in anno della misericordia, soprattutto della Chiesa Cattolica, non maledice il popolo. Allora, un'ultima domanda e poi la lascio per il convegno. Qui una domanda veramente che secondo me va a toccare l'argomento anche di questo convegno. Entra in gioco la fede, cioè un possibile contatto con esseri intelligenti. Cosa può provocare a livello di fede secondo lei? Allora, è molto semplice. Quando il cristianesimo è arrivato nei popoli aborigeni, è stato l'incontatto diretto con una popolazione che non credeva allo stesso Cristo, e i cristiani si trovavano di fronte a una religione di un popolo che negava ovviamente Cristo, credevano nei spiriti della natura e in altri. Dunque il confronto si mette anche su questo punto. Io credo che la convivenza delle culture, infatti noi vediamo che anche in tanti altri casi dei popoli che si sono convertiti al cristianesimo hanno assimilato la fede cristiana mantenendo anche le loro tradizioni. Dunque io credo che se un giorno succederà questo, non sappiamo, io non lo so, non credo che nessuno da questo convegno riuscirà, ma non si sa mai cosa succederebbe domani, io credo che non dobbiamo, io personalmente non avrei mai, non mi metterei mai un'interrogazione sulla mia fede, perché la fede, il credo personale e la fede personale e la fede della Chiesa è una cosa personale. Dio va oltre questo. Dunque, se è il mio il Signore che lo prego sulla terra, probabilmente, chissà dove, non so dove, in quale altra galassia, qualcuno pregherà lo stesso Dio. Stesso Dio. Grazie mille. Prego. Per questo intervento. Prego. Bene amici, dal 17° convegno internazionale di ufologia Città di Firenze organizzato dal GAUS è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.